si laureava settimana scorsa con un 110 lode da remoto. Oggi, dopo l'ennesima udienza, Patrizaki è stato condannato a 3 anni di carcere per diffusione di notizie false e portato via da un'aula di tribunale in maniera illegale. Patrick libero! 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 Patrick Zaki deve diventare anche ufficialmente cittadino italiano e va perseguita ogni ricerca di soluzione diplomatica, di accordo, fino a che lui non torni in questo paese. Davvero la città tutta per Patrick, ed è stato giusto, diciamo, quello che diceva Amnesty purtroppo negli anni, tenere attenzione sul caso mediatico di Zaki, perché troppe volte in Egitto imputato significa detenuto o condannato. Non possiamo permetterci che questo sia l'epilogo di questa vicenda, dobbiamo tenere alta l'attenzione mediatica sul caso Zaki, tentare tutte le soluzioni possibili e chiedere un intervento del governo per fare in modo che possa essere rimpatriato, che torni davvero in quella che è la sua città adesso adottiva e futura. Anche se questa condanna sarà irrevocabile, ma speriamo di no, e non si potrà fare niente per 14 mesi per liberarlo, io credo che dovremo tornare sempre in piazza ogni mese per chiedere sempre la sua libertà. E poi eravamo molto fiduciosi, dopo anche la laurea, tutto il percorso che era stato fatto, che sarebbe stato liberato prima o poi, o almeno non con un'accusa così dura e così terribile. Quindi continueremo anche per questi 14 mesi, sperando che si risolva prima, a chiedere la sua liberazione. Oggi, a nome di tutte le studentesse e di tutti gli studenti dell'università, siamo qui per dare sostegno al nostro compagno. Non ci fermiamo qui, restiamo in contatto e continuiamo a chiedere che padre venga liberato. Vogliamo continuare a sentirlo come un amico, a continuare a parlare con lui, a vederlo attraverso la webcam e finalmente in presenza qui a Bologna. Aspettiamo Bologna.